Una fabbrica intelligente, un cambiamento culturale, prima ancora che tecnologico. La produzione del futuro si chiama Industria 4.0, la nuova rivoluzione industriale basata sulla cosiddetta Internet of Things, la rete che consente lo scambio di informazioni tra oggetti. Le macchine si autoregolano per adeguarsi al lavoratore e diventano intelligenti, grazie a chip e sensori. Una sfida lanciata dalla Germania è che l'industria manifatturiera italiana inizia a guardare per non perdere il treno della competitività. Ne hanno parlato numerosi manager d'azienda in occasione di Automazione 4.0, il futuro è già qui, una tavola rotonda promossa da SPS e Ani Automazione a Milano. Un dibattito più che mai necessario per comprendere l'industria 4.0. La nuova organizzazione Siemens è orientata nel seguire questa evoluzione e dirigo in Italia anche una delle divisioni del settore industriale, si chiama Digital Factory. Quindi dà già l'idea di come noi crediamo molto nel futuro del manifatturiero, nell'in manufacturing, nel riuscire ad arrivare il più possibile vicino a un concetto di fabbrica integrata, fabbrica digitale, che quindi vede l'unione di differenti tecnologie, sempre Siemens, quindi la tecnologia di automazione, tecnologia del motion control, ma soprattutto il legame forte con tutto ciò che riguarda la fase di progettazione, di design, costituita dalla tecnologia che noi abbiamo in termini di industrial software, quindi CAD/CAM, PLM e via dicendo. Ecco, è una sfida importante, è una sfida che ci lega alla richiesta del mercato, è una sfida che ci aiuta a essere vicini ai clienti che chiedono maggiore flessibilità nelle loro linee produttive, nelle loro macchine, che richiedono quindi l'accorciamento dei tempi di sviluppo di una loro macchina o linea produttiva, il famoso time to market, e soprattutto che chiedono che questi processi siano legati a una efficienza energetica, quindi risparmio energetica, sostenibilità, sicurezza. Uno dei punti più delicati di questa nuova frontiera produttiva è quello della sicurezza, tema approfondito durante l'incontro. Ci sono due aspetti, quello dell'interazione uomo-macchina, quindi la parte di sicurezza macchina, e un altro non da trascurare è la sicurezza di fabbrica. Per quanto riguarda il primo, l'interazione uomo-macchina diventa importante in quanto uno degli obiettivi dell'Industria 4.0 per sfruttare al massimo l'efficientamento produttivo è quello di far interagire il prodotto, l'operatore e la macchina, e quindi da questo punto di vista una delle strade da percorrere è esattamente sfruttare la connettività per ulteriormente aumentare la sicurezza e l'interazione. L'altro lato è quella della sicurezza di fabbrica. Quando 5 anni fa bastava una buona recinzione alla fabbrica, adesso il tema si sposta nella gestione del dato. Uno degli elementi fondamentali è la gestione dei dati che una fabbrica intelligente può produrre, con l'obiettivo di ridurre a zero i tempi di decisione. Un percorso di digitalizzazione in continua evoluzione che l'Italia, pur non avendo un ruolo da pioniere, affronterà con grandi potenzialità. Affermo con cognizione di causa che gli integratori di sistema italiani sono i migliori al mondo, quindi non è che noi siamo i migliori al mondo su questo qui. Abbiamo degli imprenditori, degli ingegneri che non è che temono il confronto, sono gli altri che devono temere noi. Questo dobbiamo anche cambiare il paradigma. Il nostro paese nella meccatronica e nell'automazione è senz'altro leader nel mondo, con soluzioni geniali. Noi non dobbiamo paragonarci agli altri in maniera così subordinata, sono gli altri che devono paragonarsi a noi. Dobbiamo cambiare il paradigma. Nello specifico dei costruttori di macchine, sicuramente la realtà italiana è una delle più sviluppate, una delle più meglio organizzate a livello mondiale. C'è da dire che complessivamente le realtà medio-piccole aziendali che ci sono in Italia hanno in qualche maniera uno svantaggio rispetto a grosse realtà industriali che sono per esempio in altri paesi europei come la Germania o negli Stati Uniti. Questo a loro dà la possibilità in termini di investimenti, in termini anche di ripetibilità di quelle che sono le applicazioni che vengono sviluppate e poi rese disponibili, dà sicuramente dei margini maggiori. Però sicuramente quella che è la
la classica fantasia italiana, la classica capacità italiana di poter pensare qualcosa di diverso è quello che può differenziare. Industria 4.0, una sfida ambiziosa, dove cambiano anche gli scenari sociodemografici. Oltre a quelle che sono le conseguenze di carattere tecnologico, su cui poi il gruppo, il progetto Industria 4.0 sta lavorando, ci sono anche temi che sono legati alla parte sociodemografica, quindi al cambiamento di quelle che saranno le tipologie dei lavoratori, quindi un lavoratore più, diciamo, più evoluto, e dei cambiamenti che hanno un impatto molto forte anche sul discorso privacy, proprio perché la connessione di tutti questi dispositivi, anche di automazione, che potranno andare in rete, avranno ripercussioni importanti anche sulla privacy delle persone. Questo tra l'altro è uno dei temi in questo momento che il gruppo sta discutendo più animatamente.